Signori, giudice del nono raggruppamento, quello dei cani da compagnia, dalla Germania, Christopher Habig. Dankeschön. Barbone grande mole nero. Barbone media mole nero. Barbone media mole grigio. Barbone nano nero. Barbone miniatura toys. E bagno il nano continentale Falen. Bolognese. Carlino, Cavalier, King Charles Spaniel, Boston Terrier e Spaniel Nano Continentale Papillon, Chin o Spaniel Giapponese, King Charles Spaniel, Shih Tzu, Tibetan Terrier, Bulldog Francese, Grifoncino di Bruxelles, Lhasa Apso, Tibetan Spaniel, Lovchen, piccolo cane leone, Ruskie Toy, ed è tutto per i cani del nono raggruppamento. Potete vedere come passiamo i 60 cm in qualche caso. Con i barboni di grande mole arriviamo al piccolo Ruskie Toy, ma anche il Chihuahua fa parte di questo raggruppamento. Per cui grande varietà di altezza, guardate i colori vivaci, guardate i musi, i corti, espressioni che ricordano quella delle bambole. Proprio perché in questo raggruppamento, nelle varie nazioni, alle varie corti, si è sempre selezionato un cane che potesse stare vicino vicino all'essere umano per fargli compagnia. Le toilettature che possono sembrare bizzarre come quelle del barbone o quella del piccolo cane leone sono toilettature fondamentalmente giustificate dai riporti in acqua eccetera, ma basate anche sull'igienicità della cosa. Infatti sono comodissimi da gestire i soggetti con queste toilettature come cani da casa. Barbone grande mole nero, barbone media mole nero, barbone toy bianco, Cavalier King Charles, Shih Tzu, Bulldog francese e un grande applauso a tutti gli altri splendidi cani da compagnia. Barbone grande mole, razza originaria della Francia, dove viene chiamata caniche perché veniva utilizzata per il recupero delle anatre. Il pelo non viene mai perso da questa razza, la crescita continua, deve essere elastico al tatto. Barbone media mole, taglia intorno ai 40-45 cm. Possiamo vederla quasi come la versione originaria di tutte le altre taglie, anche se dobbiamo sottolineare, mi spiegavano amici allevatori, che la taglia gigante è sempre stata molto sviluppata in Germania. Ed ora sul tavolo vediamo la più piccola delle taglie barbone, è la taglia Toy, ovvero meno di 28 cm di altezza al garrese.
toilettatura continentale, ovvero alla leoncina con pom pom sui reni, il pelo lungo sulla gabbia toracica protegge dal freddo, gli arti leggeri possono nuotare con questi pom pom che danno spinta in acqua. Sul tavolo vediamo un Cavalier King Charles, una razza molto particolare come storia, infatti deriva dai piccoli spaniel da caccia, troppo piccoli per essere portati appunto sul campo di caccia, che venivano donati alle dame quali splendidi cani da compagnia. Questa razza è diventata famosissima grazie al telefilm Sex and the City. Pensate che era la razza preferita da Mary Stuart, o come la si studia, Maria Stuarda, già centinaia di anni fa. L'origine della razza risale al tempo di Re Carlo II d'Inghilterra. Shih Tzu, una razza dalla storia affascinante come tutte le razze tibetane. La Cina ha provato a prenderne il patrocinio, ma non è stato ceduto dal Regno Unito, che l'ha tutelata fino ad ora. Razza tibetana era un dono che veniva fatto all'imperatore della Cina dal Dalai Lama. Da Lhasa viaggiava verso Pechino e i cani di ceppo simile al Lhasa Apso, accoppiandosi con cani col muso più corto diffusi in Cina, dava origine a questa razza, lo Shih Tzu. Importantissima la lunghezza della canna nasale, che lo rende anche un buon camminatore, infatti ha la canna nasale di 2,5 cm, un pollice. Ed ora una razza di gran moda, anche se spesso i cuccioli che vediamo sono importati senza scrupoli dai paesi dell'est, senza pedigree. Ricordatevi che un cane senza pedigree è un meticcio, per cui io vi invito, invece che spendere i soldi per un cane senza pedigree, ad andarli a prendere in canile, dove ci sono tanti trovatelli parimenti senza pedigree che hanno bisogno di una casa. Bulldog francese, razza che si origina dai cani di ceppo molossoide di taglia ridotta, probabilmente emissioni di piccoli bulldog inglesi, razza molto apprezzata in Francia nell'Ottocento, nella Belle Époque. Era il cane scelto dall'entraîneuse di molte case francesi. Grazie Paolo. Erano più leggere le coccarde, però. Terzo posto per il Cavalier King Charles Spaniel. Secondo posto per il Barbone Grande Mole Nero. Salirà sul gradino più alto del podio e rappresenterà i cani da compagnia al Best in Show finale, il soggetto appartenente alla razza Barbone Toy. Ed ora, signori, siamo pronti per l'ultimo raggruppamento, dal quale